Bene, accantoniamo anche il campionato di C2. Io chiederei a Steve Kwiatkoskis le differenze tra basket italiano e basket statunitense. Cioè, secondo te il gap tecnico si è un po' colmato oppure il basket americano è ancora anni in luce lontano da quello italiano? No, secondo me il basket italiano sta migliorando anche molto, perché finalmente mi sembra che le squadre si sono capite che si deve iniziare dalla base, cioè deve iniziare con i giovani tramite mini basket, cioè tramite anche la scuola elementare, iniziare a sviluppare da lì, perché non si può pretendere di prendere un giocatore e inizi ad impararlo a 21 anni, a 20 anni. Come espressione in massimi livelli, credo che il nostro campionato professionistico non c'è confronto da nessun paese del mondo, perché il talento è espresso al massimo livello. A livello di Serie A, credo che è come la nostra università, credo che è più o meno così, anche quando si vede le squadre che vengono dalle università per fare i tornei in Europa, fanno abbastanza bene gli incontri. Sì, per quanto riguarda invece la realtà sarda, si è un po' evoluto il basket sardo da quando si è arrivato, oppure noti ancora dei problemi, delle difficoltà? Come giocatore si è evoluto molto. Come organizzazione ci sono sempre dei problemi grossi qui in Sardegna, forse perché è un ambiente piccolo, non riescono a mettere insieme società valide che continuano negli anni, perché non si può cambiare società e credere di non ferire la squadra. Sì, ma secondo te è un problema di materiale umano oppure un problema di strutture, di tecnici? Qual è il problema fondamentale secondo te? Di strutture societarie, diciamo. Cioè, i giocatori devono avere un punto di riferimento stabile. Non puoi pretendere che i giocatori saltano da una squadra all'altra, pagano per questo giocatore va all'altra squadra. Cioè, la squadra deve essere sviluppata con gli incrementi dei giocatori necessari per arrivare al livello voluto. Bene, abbiamo pochi minuti prima di chiudere. Io farei due domande sul vostro futuro. Steve, valutando anche i tuoi problemi di passaporto, di cittadinanza, c'è la possibilità di vederti in qualche squadra locale oppure il basket sarà sempre un diversivo piacevole ma nulla di più? Io spero di poter dare una mano a una squadra sardo per andare avanti. Che categoria? Cioè, quella dipende dalla federazione, perché io sono in casa nomada. Cioè, la federazione deve decidere che permesso mi posso dare. Cioè, io capisco il punto di vista di loro, che hanno paura che adesso con la nuova legge dove la donna italiana può dare la cittadinanza a un marito straniero, hanno paura che le squadre con molto soldi pagano i giocatori di venire qua a sposare una donna e giocare come italiano. Però dall'altra parte io vorrei cercare di convincere che per chi sceglie una scelta di vita, di vivere qua, di lavorare qua, non mi sembra giusto che io devo rinunciare a un'attività che io ho praticato 19 anni della mia vita. Ecco, io non ho più aspirazione di farla come professionista, perché quello ho chiuso. Però vorrei partecipare almeno a livello locale. Speriamo che questo appello sia ascoltato a chi di dovere. Io